sono molto molto lieto di conoscersi in quanto che ho sentito parlare di te molto 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 bene. E tu questa venuta a me, sei venuto a trovarmi, hai fatto 10 volte piacere. Io sono contento perché io l'ho sempre sentito parlare di lei, non ho sempre sentito parlare, ma pensavo fosse un personaggio di quelli che uno non riesce mai a conoscere. È un personaggio inavvicinabile, poi invece è una persona, adesso mi accorgo che è una persona come un'altra. E io penso, anzi. Soltanto un grande musicista. Beh, insomma, sono nato grazie alla natura che mi ha dato, diciamo, quel tantino di musicalità che io posso magari, ho cercato in qualche modo, magari, di applicarla sul mio strumento. Beh, io ho cominciato, se poi ti faccio vedere le fotografie, io e i miei fratelli, fino ad all'età di 5 anni. E diciamo, io ho fatto il mio fratello Romeo e anche Giorgio le prime sonatine dei 5 e 6 anni. Scabroso, io ho fatto la prima composizione anche tu a 12 anni, anche io l'ho fatto a 12 anni. E Scabroso è nato a 16 anni. Ah, a 16 anni, ma è nato pressappoco per divertimento, cioè quando io avevo mangiato in casa, sì, sentivo il bisogno di andare a comunicare un po' con la fisarmonica. Ah. E andavo di là in una stanza di là che si cominciava a suonare. Così è nato Scabroso. Ma non con l'intenzione di fare un valzer, non so che domani potesse diventare qualcosa. Sì. Cioè, è nato così, per passione. In poco tempo, cioè in poco tempo. È nato Scabroso ipermotore. A 18 anni l'ho inciso, che ora suonavo con Pattacini. Sì. Allora era piuttosto impegnativo, perché allora usavano qui i paleloni, non so, tu forse non l'hai presente, i dischi a 78 lire. Sì. Allora era permesso sbagliare una volta, cioè rifare il brano una volta, due volte, perché costava molto, diciamo, il materiale. Ah. Beh, io e il chitarrista allora era il batterista di Pattacini, sì, Vasco Contadini, che era un brillante proprio, noi suonavamo un po' la chitarra, ci siamo messi lì, l'abbiamo... Addirittura la prima volta l'abbiamo indovinato subito, cioè una certa preoccupazione perché avevo anch'io paura di sbagliare, però è nato con un, diciamo, con un certo temperamento, perché Scabroso, fatto come lo fai tu, con un certo temperamento, hai capito? È nato così, poi dopo piano piano magari sa suonare, è diventato magari noto nell'ambiente musicale, eccetera, è diventato Scabroso. Che mi piacerebbe che il mio pezzo diventasse famoso come Scabroso. Ma senz'altro. Io penso magari tu sei un bravo compositore, io penso che tu possa tirare fuori qualcosa, perché quante composizioni hai fatto? Ma io non è, cioè, ho cominciato che avevo 12 anni a scrivere qualcosina, ma diciamo che tra quelle che ho pubblicato e quelle che ho nel cassetto ne avrò 30-40, non di più. È già qualcosa. Però sono tutti pezzi che a volte, ma poi ho tante parti che magari scrivo perché in quel momento lì ho voglia di scrivere, poi dopo le lascio lì. Ma da giovane, quando tu studiavi, quando hai cominciato anche a suonare, diciamo, in pubblico. Adesso? Cioè, come funzionava? Perché adesso è un po' diversa la cosa. Sì, ecco, sì. Ben volentieri, è una domanda che magari te l'hai fatto anche lì. Cioè, ai miei tempi, io ricordo un particolare che io non sapevo. Diciamo, all'età che adesso poi guardiamo le fotografie, di 4-5 anni, anzi meno, c'era un signore, un certo Lumetti di Casina, che i Lumetti erano suonatori, uno suonava la chitarra, uno suonava un po' il violino, l'altro suonava la fisarmonica, e mi disse, una volta che è andato su in montagna, sai che una volta ero venuto a casa da tuo padre a chiederti se c'aveva una fisarmonica da vendermi. E dice, di te, Vredi, lui chiamava Vredi, gli scarisce me una fisarmonica da vendere? E mi appena ci ha detto, vai a fare lì, bel garismo, e la posta mi andrà, perché di quel Putin lì, chi era per me? Che quanti sono? Anguerna, sì. Penso un po' il significato di quella frase. Quanti sono, dice quel Putin, anguerna, sì. Non ha mica detto, forse la mia speranza. Cioè, anguerna, sì, vuol dire tutti, diciamo,
la mia vita professionale, per esempio. Questo è un altro, che è molto particolare, questo ti faccio vedere fotografia. Poi io ho cominciato a fare, diciamo, le prime sonatine a 6 anni, a 7 anni andavo già a suonare dei festini privati. E la paga che prendevo allora erano 3 lire e 50. 3 lire e 50, perché nella famiglia c'era bisogno di 4 lire. E perché noi eravamo 5-6 fratelli e mio padre, poveretto, aveva bisogno di aiuto. Sì. Va bene? Ho cominciato allora. Ho continuato e poi dopo una certa età sono andato a Castelnuovo Monti con un certo Basilio Ruspagliari che suonava il violino a modo suo, però suonava il violino. Sono stato 3 anni a casa sua. A casa sua la canteva meglio, molto male. Io, ragazzo piuttosto emotivo, avevo vergogna chiedergli un pezzo di pane giù di pasto perché avevo bisogno di nutrizione a una certa età, a 10 anni, ma che era vergogna. C'era vergogna perché andava male anche allora. Allora ho fatto 3 anni a Castelnuovo un po' di fame. E si andava a suonare tra una sagra e l'altra. Da una senza tornare a casa si passava all'altra. E conto un particolare che una volta andavamo da Cervarezza, siamo andati a suonare a Cerre Sologno, ma allora era un po' grandicello. Io avevo già un allievo che si chiamava Aldo Cavalli, lo portai con me per darmi il cambio, per aiutarmi un po'. Da Cerre Sologno non c'era ancora la strada da Cervarezza ad andare a Cerre Sologno. Sì. Venivano a prenderci con 2 muli. Allora il sottoscritto, io ragazzino, mi mettevano su un muro e sull'altro mettevano gli strumenti. C'era che prima di arrivare a Cerre Sologno, sì, c'era da attraversare il fiume Secchia, sì, con tanta d'acqua. Allora non c'era magari nessun ponte, si attraversava il fiume sopra, diciamo, il muro. Io sono partito per primo, lo fu fare a spirito. Io vado per primo. Cosa succede? Che quando il muro in mezzo proprio al torrente, in mezzo all'acqua, si vede che ha inciampato su, non so, una pietra grossa, e l'ho visto che andava a finire in terra, insomma. Io mi sono spaventato e sono saltato dal muro in mezzo all'acqua fino a qui. Questo è un particolare proprio. Allora cosa è successo? È successo che questi 2 montanari sono partiti, non c'era nessuna casa. Sono partiti, andare a trovare un vestito, qualcosa da cambiare, perché ero bagnato freddo. È arrivato dopo mezz'ora con un vestito da soldato, penso un po', da soldato. Allora mi ha vestito da soldato e mi ha portato sul muro. Siamo andati a Cerre Sologno. Come siamo arrivati a Cerre Sologno? Mi ero conosciuto, il ragazzino, guai, il Mepinino, come siamo arrivati mi hanno fatto suonare. Mentre che mi facevano suonare, hanno fatto seccare, cioè, i pantaloni, diciamo, gli indumenti che avevo. Sì. E poi dopo abbiamo cominciato a suonare, io suonai per 3 lire a fila, non ho ripreso neanche un raffreddore. Questo qui è un particolare, è uno dei particolari. Non ti parlo poi di altri particolari. Sì, ce ne sono stati. Un altro particolare è questo, sempre per il bisogno di pigliare qualcosa. Allora, a una certa età, io non suonavo ancora con Particino, ero ancora giovane, molto giovane, siamo partito da San Polo, io e un certo violinista, che lui era un uomo già fatto, io un ragazzino, con la fisarmonica davanti, un portapacchi davanti alla bicicletta, la fisarmonica davanti. Siamo partiti il mattino e siamo andati a suonare la sera all'ultimo paese della provincia di Reggio, Valdi, dove è nata la cosa, la Zanicchi. Siamo arrivati a Valdi sotto sera, anzi siamo arrivati a piedi perché abbiamo lasciato le biciclette in un paesino, abbiamo fatto una scorciatoia a piedi attraverso una montagna. Come sono arrivato, già bisogna suonare, mi hanno fatto suonare. Intanto hanno preparato qualcosa da mangiare. Hanno preparato un sansisote qui, se correte, sì, sì,
Allora, fritto nel, ancora nel nudolè che si vuole per pranzare, nel nudolè, capito? Sì. Ma mentre metteva di suonare, magari, questo qui magari è diventato freddo. Allora il dolè era niente tu, metti qui, no? Insomma, in conclusione siamo andati a mangiare questo salsicciotto freddo. E poi abbiamo cominciato a suonare fino alle 4 del mattino. Se non che il mattino, il giorno dopo, io dovevo essere a suonare il pomeriggio a Cavriago, con l'orchestra Spasiale, allora c'era ancora l'orchestra Spasiale. Beh, allora, come abbiamo finito? Siamo partiti ancora a piedi, io, questo violinista, ci hanno segnato la strada, i sentieri, sì. Dovevamo magari andare a prendere la corriera e caricare le biciclette, andare a casa, venire a casa in bicicletta, perché eravamo esausti, va bene? Se no, che cosa è successo? Che ci siamo sbagliati. Abbiamo sbagliato il sentiero, capito? Sì. Un bel momento ci siamo accorti che bisognava tornare indietro, capito? Per imboccare il sentiero giusto. Questo è successo. Noi poi abbiamo lungato la strada, abbiamo perso la corriera. Allora bisogna forcare ancora le biciclette e venire a casa in bicicletta. Ma arrivati a Busana, un paese lì vicino, questo signore, già un uomo fatto, e me un ragazzo, dice: guarda, io non ne posso più, io mi fermo a dormire qua. E dico: io non posso, perché devo andare a suonare Cavriago. Allora, pieno di sonno, con gli occhi chiusi, sono venuto giù, sono arrivato a Castelnuovo, da Castelnuovo sempre con gli occhi chiusi, in pericolo, sono arrivato a Vetto, non so se sei pratico. Lì, sì, più o meno sì. Lì è pericoloso, perché se lenta in fondo lì. Sì. Quanti volte ho un palmo andato dal burrone, non riuscivo più a tenere aperto mio. Non ce la facevo più e dovevo andare. Finché sono arrivato a Compiano, un paese dopo Ciano. A Compiano, prima di arrivare a Compiano, e sono un po' caschino. Non ce l'ho fatta più. E mi sono addormentato ad occhi aperti. Sono fortunatamente dalla parte della collina. E non c'era, diciamo, pericolo, c'era un fossato, e allora lì avevo una fisarmonica nuova di Zec, che mio padre aveva pagato 7.000 lire. Allora dalla paura non mi sono più lamentato. Sono andato a casa, ho dormito mezz'ora e poi sono andato a suonare pomeriggio e sera. E va! Questi sono fatti. Che tirate! Allora, per pigliare allora 60 lire, allora si prendeva 25 lire. Allora io ho preso 60 lire, questo è sono aneddoti magari particolari che non si dimentica. Adesso faccio qualcosa, ho fatto questi giorni che altro, insomma, ho fatto la cassettina, mi hanno portato la cassettina, che deve fare la cassettina che facciamo assieme, io compositore e lui esecutore, ho fatto tre, ritengo, tre polche abbastanza buone. Sono buone. Poi ho fatto qualche valzer, c'è un valzer che si chiama Calabrone, che nel suo genere è piuttosto buono. Certo, un valzer. Senti un pezzettino di quello. Non riesco più. Come viene dato? Posso accennare? Appunto. Non riesco più a va bene. Come hai fatto prima con questo?